Allora, io ho fatto
operazione di cuore e all'ospedale di Bologna, una cosa del genere. Allora, tante volte mi chiamano dall'ospedale per andare a dare un trattamento a altre persone che sono in una situazione veramente grave. Una volta sono andato, chiamato, sono andato a dare il trattamento, sì, per una persona che era veramente malata. E sono entrato, ho fatto e dopo sono uscito là fuori, noi parliamo con i nipoti, tutte le cose che erano là, con i nipoti, tutte le cose. E dopo non so, 10, forse 10, 15 minuti, ma la donna è deceduta. Sì, la donna è deceduta. Mamma mia, allora, che cosa dobbiamo fare? Allora, una cosa che mi ha colpito là è che questa donna, quando l'ho vista, era, penso, non lo so, penso che veramente era una donna veramente grande, anche ricca, veramente, perché lei aveva, non lo so, catene, non lo so, orecchini, sì, orecchini, le cose a nova, che era veramente a oro, sì. E lei ha portato tutto subito, come tutti a loro così. Allora i nipoti hanno cominciato a togliere questo, delle cose che lei aveva. Non so, le chimiche, le cose, perché lei era già deceduta. Sì. Allora, quando loro avevano già a togliere tutte queste cose, sono rimasto così zitto, io ho passato una sola cosa. Come Gesù ha detto oggi a questa donna, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Sì, la tua fede ti ha salvato e va in pace. E questa parola che è rimasta veramente una parola importante. Ricordatevi una cosa semplice, che noi siamo nel cammino sulla terra. Siamo veramente pellegrini sulla terra, ma tante volte noi dimentichiamo questo. Sì, una volta nella Basilica di Bologna ho detto ai cristiani che guardate che noi siamo abitanti, veramente abitanti di cimitero. Sì, siamo abitanti di cimitero. Allora ci sono alcune persone che murmuravano, no, mio padre, ma ho detto una cosa di genere, no. Ho detto, questo è una verità, questa è veramente una verità. Sì, dopo 100 anni, non so quanti anni, noi saremo veramente un cimitero. Noi tutti, sì. E questa è una verità. Allora, questo tempo che noi abbiamo, io lo chiamo sempre quaresima. Sì, abbiamo, non lo so, 30 anni, 50, 60, anche, non lo so, 80 o 100, sì. Questo è il quaresima che il Signore ci ha stabilito. Certo, quaresima è un tempo che è stabilito dalla Chiesa per preparare bene la Pasqua. Sì, ma e questo è il tempo, è quaresima della vita, quaresima della vita, per prepararci bene a incontrare il Signore alla fine della nostra vita. Sì, per prepararci veramente bene. E tu devi sapere sempre, veramente io, un cristiano, mi preparo veramente per incontrare alla fine della vita, alla fine di questo cammino sulla terra, incontrare il Signore che una volta nella mia vita. Questo è una cosa per me. Perché? Perché dico questo? Perché tante volte noi curiamo, non so, dietro tante cose, non so, la ricchezza, non so, tante cose così. Come questa donna, no? Questo povero, quel orecchino, non so che povero, non so che cosa. Che cosa hanno fatto per questa donna? L'ha lasciata là, nel mare della nipote. Tutti. E lei è andata accompagnata, diciamo così, accompagnata della sua fede. Accompagnata della sua fede. E così che noi pensiamo. Tu puoi fare tutte le cose, tu puoi essere, non lo so, tu puoi essere anche bella, bella veramente. Quella che questa donna, sì, tutte le orecchine, le cose, i capelli, le cose,
ci accompagna veramente sempre. Queste sono le due cose che volevo dire per voi alla fine di questa lettura che abbiamo fatto. Allora, la seconda cosa, sì, passiamo più o meno alla preghiera per i missionari. Prima di tutto deve ringraziare l'età, perché i fatti che sono qua sono i miei confratelli, i loro pregano per missionare e noi tutti preghiamo per missionare. Questo è veramente una cosa veramente ingiusta, sì, e vi ringrazio per questo. Ma in tutte queste missioni sono nel paese, sono andato per predicare, per apportare la parola di Dio, sì, a che io sono questo punto di missione della provincia, sì, italiana di Carmelo, sì. E così che dobbiamo sempre anche sostenere anche il lavoro di questo missionario. Sono piccole cose che noi possiamo avere, sì, non dico che cosa possiamo avere tante cose per il mondo. È una piccola cosa, poi non lo so, per evocare le parti della chiesa, per evocare non lo so che cosa, le piccole cose che noi possiamo avere. È questo che dobbiamo fare per sostenere anche i missionari nel loro lavoro, in questo paese, che non lo so. Sì. Allora, la seconda cosa, nella questa missione, deve parlare anche di adozione. Sì. Adozione a distanza. Nell'ufficio, io lavoro nell'ufficio del centro di missioni carmelitane a Roma. Sì, quando vedo questa comunità qua, posto di voto carmelitano, di genere, vedo che sono alcune persone che hanno fatto adozione a distanza. Ma ci sono anche le persone che avevano fatto, sì, che hanno fatto le adozioni e che sono che hanno spesso. Che hanno smesso, ma non so che cosa è successo, forse non abbiamo seguito tanto questo fatto di adozione, non lo so, ma se ci sono una persona, se ci sono due, tre persone che vogliono fare anche l'adozione a distanza, ci sono sempre una foglia, un foglio che dobbiamo compilare o qualche genere, sì, per questo è necessario. Perché dico che l'adozione è necessaria? Perché con questo noi facciamo veramente un carità che non ha, diciamo, che ha un peso che avete. Ricordatevi che alla fine del nostro cammino sulla terra, e nel Vangelo di Matteo, i giudici, il giudizio è sempre sulla carità. Quello che tu hai fatto per una piccola persona. Sì. E anche io dico così perché anche io sono frutto di adozione. C'era una persona che mi ha adottato, che mi ha fatto studiare e così sono diventato veramente anche prete. Sì, è una cosa veramente buona e veramente che ha avuto tante persone. E questo posso dire, ci sono alcuni progetti che per i frati, per non so che cosa, per Carmelo, non so, del Congo, dell'Umania, del Colombia. Dove sono dove noi siamo, sì, dove sono gli altri fratelli. E questo che dobbiamo fare? Aiutare i nostri missionari nel paese dove loro lavorano. Allora per finire, perché non voglio farlo parlare tante cose oggi, per finire voglio dire una piccola cosa. Io sarò veramente contento quando alla fine della nostra vita, sulla terra che diventa qua, il Signore nella sua misericordia è finita. Posso dire a qualcuno di noi, chi sono qua, dire, servo fedele di voi, adesso entra nel regno di Cielo. Poi, servo fedele di veramente caritatevole, diciamo così, nella tua vita, tu hai camminato come un cristiano, come un cristiano, tu hai fatto anche le carità, esattamente della Chiesa e tante altre cose.